Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. Come vedete dal titolo, questo è l'Instagram tag che in realtà io avevo già fatto più di 2 anni fa, solo che a parte che volevo aggiornarlo e poi è in collaborazione con Florence Marica, ciao tesoro, con cui ho già collaborato, veramente vi parlo di veramente 2013 più o meno, e mi faceva piacere collaborare con lei anche perché la seguo e ci sentiamo. Quindi iniziamo subito con la prima domanda: da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Non ricordo esattamente il giorno, però ricordo, dato che la prima foto che ho postato era ad Halloween, poco prima di Halloween, quindi metà ottobre 2013. Qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Appunto quella con le calze a rete che vi metto adesso, che era appunto per il mio costume di Halloween da poliziotta. Poi quella sera non uscì, però non lo so, volevo un attimo travestirmi lo stesso. 3. Vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Vabbè, tutti i giorni. A parte 2 volte minimo, sicuramente, perché posto appunto le foto sul profilo. E poi la mattina, la sera prima di addormentarmi, comunque anche per cazzeggiare, no? Mentre ho dei momenti morti, vado su Instagram, vedo la home. Quindi vado. Qual è la tua foto peggiore su Instagram? Allora, ce ne sono tante, ma ho selezionato quella peggiore in fatto di qualità. Ce ne sarebbero tante peggiori che avrei voluto scegliere perché appunto non mi piacciono, magari sono venuta male, eccetera. Però ho scelto questa che vi metto adesso, e l'ho scelta solamente perché appunto la qualità fa veramente schifo, fatta con questo telefono che devo assolutamente cambiare al più presto. Questo ciuffo, dove vai tu? Qual è la foto che ha avuto più successo? Non è fatta apposta, però se vedete è quella. Calcolate che io in media ho tipo 4.000 mi piace. Quella con Alberico, che è questa, ha più di 10.000 like, quindi sicuramente questa. Non è fatta apposta, ragazze, però che devo fare, quella con più successo. 6. Quanti followers hai e quante persone segui? Allora, fatemi vedere un attimo. Ah, tra l'altro, guardate che carino questo ovecchino. Oh, gliel'ha fatta. Ho 63.600k, quindi seguaci, e seguo 399 persone, perché 400 non ci piaceva. E chi è l'ultima persona che ha messo mi piace ad una tua foto? Vediamo subito anche questo. A parte che mi scorrono alla velocità della luce, mi si aggiorna un sacco. E aspettate, vedo subito chi è l'ultima. O l'ultima, non si sa. L'ultima è, subito, oddio, --, punto, --, --. Ok, già mi si è aggiornato, niente. Comunque ve lo metto in sovraimpressione perché altrimenti, a parte che me lo dimentico io e poi magari non capite benissimo, anche perché io non mi so spiegare in nulla. 8. Cita una persona famosa che segui o un'azienda barra marca. Allora, dato che io parlo tanto e che mi piace spiegare le cose, vi dico tutte e 2 le cose. Allora, a parte un sacco di youtubers che sicuramente conoscerete, seguo tante marche di trucchi, quindi, che ne so, la Kiko Milano, la Sephora, la NYX, Neve Cosmetics, Deborah. Poi seguo anche la Filofax, che io amo alla follia. Prima o poi mi comprerò un'agenda, questo lo dico e lo confermo. Poi seguo mio padre, che non ha foto. Di personaggi proprio famosi, veri e propri, seguo, a parte le ragazze di Pretty Little Liars, vabbè, tutte le pagine ufficiali delle mie serie TV, Ariana Grande, Cara Delevingne, e non so neanche come si pronunci, oddio, non so neanche come si pronunci proprio perfettamente. E poi direi basta, perché altrimenti nomino tutte le 399 persone che seguo. Numero 9. Mostra da 1 a 3 foto che preferisci. Dato che io ancora non ho selezionato le tre foto che preferisco, le selezionerò durante il montaggio, quindi ve le metto direttamente adesso. E poi mi devo tagliare i capelli perché sono troppo lunghi già. Ultima domanda: qual è l'ultima foto che compare nel tuo profilo? Allora, l'ho messa 41 minuti fa ed è la foto che ho fatto, che mi ha fatto Rubino, ciao, al Duomo con Marco del Torchio, che in realtà è lui il fotografo, però ce l'ha fatta Rubino. Infatti nella foto sono con Marco ed è questa qui che vi metterò, non vi preoccupate, in questo momento. Secondo me è una delle foto più belle che ho fatto mentre ero a Milano, perché è proprio fatta con la reflex, con le luci fighe, insomma, anche se io ero in una posizione tipo
stranissima. E niente, ragazze e ragazzi, perché io a volte mi ricordo, mi dimentico sempre i principi di Alzheimer, ma non ci fate caso. Vi ricordo che sotto all'info box trovate il canale e il video che ha fatto Florence Marica, e poi ovviamente i miei social, quindi vabbè, Instagram e Facebook. E poi, ragazze, volevo attivarmi Twitter. In realtà io da 2 anni che ho aperto il profilo Twitter, proprio Cappalicious91, però non lo so usare. Cioè, l'ho aperto e l'ho lasciato lì. Almeno nessuno mi ha fregato il nome. Però, non lo so usare. Fatemi sapere, se vi può interessare. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!